Mariuccia, sei con te? Sta preparando la ingera. Arrossa i vestiti. Europea. Almeno stavo in piedi. No, stai in piedi, poi fai il lavoro. Bello di Faisal. Eccoci nella piccola Camelot. Questo è il primo castello costruito. È alto 32 metri. Sono tre piani. Tre piani. Il primo piano è la cucina. I primi piani della cucina. Questi qua ci sono le galere. Qui a fianco le prigioni. Gli ospiti a prima posta. Dalla prima porta entravano gli ospiti. Invece la seconda è la porta dove la e la seconda e la terza del terrazzo sono le sale da pranzo. C'era la camera del sovrano e in alto dalla terrazza si dominava il territorio circostante. Siamo queste e entriamo al castello. Pazienza, no. Già chiude. Che bello. Carne del castello. Alcuni sì, il vecchio pavimento è stato costruito con materiale. Sala da pranzo degli uomini. Delle corna, c'era una corna, e qua appendevano la carne, appendevano anche le borracce con le bevande locali, che sarebbe il tecce.
sarebbe anche loro. Che vista, fiori. Scendiamo? Questo era un serbatoio per l'acqua, una cisterna. Sempre che pensiamo a Ugo. Pensavo a te, no? Andiamo giù? Sentite il fresco che buttano qui. Siamo entrati in guerra poi, padre e figlio. Questo qua è il suo figlio. E il figlio, e il padre ha perso. Questo è il nipote di Casilidas. Qui è stato bombardato dagli inglesi. E ha due piani. Vi faccio vedere il soffitto. Questa è un'altra stanza successiva con il soffitto originario. È originario. Splendido. Quei mattoni tutti. Quanti mattoni? Questa qua che ti mattoni? Prima volta? Sì, ma no, anche per il secondo atto. Anche per il secondo atto. Questa è sul giardino. Siamo tra il 1600 e il 1700. Guarda che bello da questa prospettiva. Castello del figlio di Fasilidas. Altro angolo del giardino. Piando alla chiesa del castello. Tutti i leoni. Questa qua invece dove facevano i canti santi. Aspetta, qui venivano fatti i canti sacri. Questi sono canti religiosi, ma non è un posto religioso, ma anche dove facciamo cerimonie e feste. Ma anche cerimonie e feste e musiche locali. Sì, sì. Ma ho i miei dubbi. Dici? Sì, perché sei ancora continuato. Sacramento. Allora, siamo nel bagno degli uomini. La caldaia dentro dei bagni, sì. E dopo veniva fuori vapore e anche sopra là. Invece il bagno delle donne e i buchi in alto servivano per deporre i gioielli. Solo due di noi arrivano con le mani a mettere i gioielli là, le nane no. La visita usciti dai bagni. Era l'agenzia delle entrate. Questa è la sala dei banchetti. Immensa? Chi avevano da invitare qua? Finalmente era una sagagnata.
Come al solito ne faccio due. Che belli.